benvenuto a Learning Tips, grazie per aver accettato il nostro invito. Come di consueto, qui da noi io le lascio subito 60 secondi per presentarsi, nome e cognome, carica, ma anche esperienze precedenti e le sue passioni. Insomma, ci aiuti a conoscerla meglio. Io sono una persona innamorata del lavoro che fa, sono responsabile delle risorse umane o Chief Human Capital Officer, come si dice oggi, di automobili Lamborghini. E sono, diciamo, da sempre in questo settore, ho fatto i miei primi passi nell'industria dell'automotive e poi sono passato nel settore delle telecomunicazioni per alcuni anni per poi rientrare nell'automotive. E considero diciamo, il successo professionale più grande quello di essere riuscito a guidare al successo la task force che poi ha consentito l'investimento di Urus, che è il nostro super SUV nel 2017, lanciato poi nel 2018, e poi diciamo, passioni personali nel poco tempo che rimane da questa professione così impegnativa. Sicuramente la letteratura del Novecento, la musica e andare in bici quando si riesce. Beh, interessante. Beh, lei del resto in qualche modo nel mondo della musica c'è la musica del rombo dei motori che affascinano mezzo mondo e sicuramente in questo senso sembra quasi scontato, no? Parlare di un brand così forte, così affascinante, che attrae inevitabilmente grandi talenti. Però dal suo osservatorio, che cosa deve succedere perché una collaborazione diventi una partnership duratura e soprattutto di successo. Sì, qui è centrale il tema della motivazione, no? Questa fiamma della motivazione deve essere sempre accesa, le persone la devono alimentare riuscendo a gestirla in una maniera libera, no? Assolutamente spontanea. Quindi questo non può nascere, diciamo, da un patto professionale basato su elementi tradizionali e solo su elementi hard, diciamo così. Ed è per questo che noi lavoriamo moltissimo sulla riconciliazione tra la ricerca di senso individuale e quella collettiva, così che ognuno possa sentirsi a proprio agio, anche e soprattutto nelle ore che passa al lavoro o connesso al lavoro o lavorando, magari da remoto, come abbiamo imparato a fare, negli ultimi anni in maniera così massiccia. Senta, in questo periodo di pandemia, lungo periodo insomma, di difficoltà, sono emerse nel mondo del lavoro tante situazioni di crisi, intese proprio anche come sul sociale, attenzione al cliente. Invece alla base proprio del vostro successo c'è l'attenzione al servizio, la cura, il lavoro in team, il lavoro in squadra. Ci può fare degli esempi virtuosi se seguite? Ma sì, guardi, noi abbiamo lavorato per cercare di trasmettere anche nei momenti più difficili quel senso di sicurezza, di accoglienza, no? Che una community deve avere, indipendentemente dal fatto che si basa su un presupposto professionale. E quindi abbiamo lavorato, come magari è capitato anche a altri, su quegli strumenti che rendevano possibile mantenere aperto questo link in una maniera sana e quindi riconciliando tutte le dimensioni anche nei momenti appunto più difficili. E d'altro canto abbiamo puntato su temi specifici, ad esempio quelli di espressione della leadership, di come coltivare dei comportamenti orientati a una leadership anche in una situazione, diciamo così, estrema e inaspettata come quella nella quale ci siamo trovati, dovendo gestire poi una maratona, no? Cioè un lungo periodo di tempo in cui non potevamo utilizzare gli strumenti tradizionali. Ovviamente, come altri, abbiamo investito moltissimo sul concetto di self-learning per fare in modo che le persone si sentissero ingaggiate e potessero anche disporre degli strumenti digitali attraverso i quali lavorare sul proprio, diciamo, sulla consapevolezza di sé, sulla propria formazione e anche sul, diciamo, abbattere alcuni stereotipi che magari in questa situazione che lei ricordava potevano essere degli ostacoli, no? Ad una espressione, libera di se stessi e nonostante le restrizioni. Ecco, facciamo una riflessione in più su questo
smart working, che poi in realtà è stato più un home working in alcuni casi, è più corretto chiamarlo così, è stato accolto con un certo entusiasmo all'inizio, poi ci si è resi conto che forse non era esattamente, diciamo, il massimo che ci si potesse aspettare, lavorare da casa, perché ne siamo stati travolti in qualche modo, non siamo stati neanche troppo capaci così, diciamo, di arginare un impegno che non divideva l'ambiente casa dall'ambiente lavoro. Lei ha iniziato ad accennarlo, ma quanto è cambiato per i vostri dipendenti il lavoro in quel periodo? Beh sì, siccome ha detto giustamente lei, è stato più un telecommuting, una remotizzazione, diciamo così, improvvisa, anche un po', diciamo così, selvaggia, no? del lavoro, e ci siamo tutti un po' aggrappati a quello in una prima fase, e poi abbiamo scoperto da una parte quanto fossimo impreparati, dall'altra parte quanto i casi pilota che avevamo avviato su alcune aree dell'azienda già da 2-3 anni fossero poi molto utili, no? Si siano rivelati assolutamente la scelta giusta, no? Quindi interrogarsi sulla strategia, sugli strumenti che a breve e a medio termine bisogna rendere disponibili aiuta sempre, no, ad arrivare preparati. Quindi abbiamo avuto anche da questo punto di vista un minimo di conferma, no, della bontà che investire nell'innovazione, nel cambiamento ci rende preparati, no, ad affrontare il futuro anche quando è inatteso. Diciamo che il vero tema centrale per un'azienda è quello della creazione di valore, quindi la creazione di valore deve essere possibile anche quando la modalità della prestazione si trasforma, e quindi la flessibilità è la chiave di lettura centrale di questi temi, ed è secondo me soprattutto ancorata poi a quello che è il valore aggiunto che le persone possono dare attraverso la creatività. E su questo mi piace ricordare un pensiero che sicuramente non è nato con la pandemia, ma è nato molto prima, cioè che è la ridondanza e la capacità di interrogarsi, no, su come si colloca la prestazione lavorativa che genera questo valore aggiunto. Quindi non è nella ripetizione o nella standardizzazione solo, no? Noi molto spesso crediamo che la standardizzazione sia foriera di suo di benefici, lo è sicuramente per quello che è misurabile all'interno di un mondo fisico, bisognerebbe però altrettanto rivalutare quelli che sono i fattori soft della prestazione, quindi perché la flessibilità oggi è un valore centrale nella nostra esistenza. Quindi la flessibilità ha creato un aumento forse della responsabilità personale nel mettersi anche in gioco? Sì, è verissimo. E come dicevamo prima, è questa dimensione, diciamo, di autenticità individuale che si deve sposare all'interno di un clima aziendale, di un ambiente che la incoraggia, no? Quindi noi dobbiamo fare sicuramente questo lavoro, come dicevamo anche prima, per rendere sicure, accoglienti le attività, gli ambiti e i team all'interno dei quali la prestazione poi si va a collocare, ma dobbiamo riconoscere, come dire, questo valore primo di driver della motivazione e della decisione, della libertà degli individui, no? Questa è anche un po' la stagione, adesso si dice negli ultimi mesi, con rinnovata consapevolezza, delle grandi dimissioni, no? Cioè di una revisione della propria vita. Ecco, sicuramente se l'ambiente nel quale viviamo non ci incoraggia, è chiaro che noi poi siamo pronti anche a prendere altre strade. Beh, quindi insomma, chi è nella sua posizione deve anche interrogarsi, no? Su cosa bisogna fare poi per trattenere i propri talenti e quindi per organizzarsi al meglio per garantire un benessere lavorativo, un benessere della persona. Lei che strategie ha messo in campo per trattenere i suoi migliori talenti? Beh, guardi, noi cerchiamo, non solo di fare una politica di clusterizzazione, no? Quindi relativa soprattutto ai talenti, ma cerchiamo di offrire uno standard di base centrato proprio su questo concetto del benessere alla persona. L'ultima stagione, questa di ripartenza e di rientro dalla pandemia, per esempio, è stata connotata da un programma che abbiamo denominato Lamborghini Philosophy, che è incentrato proprio sul benessere delle persone in tre dimensioni, in tre campi d'azione principali. Uno è quello del body, un altro quello del mind, quindi della mente, e un altro quello del purpose. Adesso può sembrare un mix di cose, collegate logicamente, ma diverse, però funziona molto bene, perché
all'interno di questo contenitore abbiamo diciamo messo un modo di intendere le iniziative, i progetti che magari anche in passato facevamo e che abbiamo rinnovato, per cercare di nutrire queste dimensioni. Quindi le posso fare diversi esempi, voglio dire, sono i programmi per esempio dedicati alla prevenzione della salute che abbiamo rafforzato, facciamo da anni attività relative a rischi specifici, quello tipico, diciamo così, dell'ambito cardiovascolare, ma anche mi piace ricordare quello dermatologico. Abbiamo fatto un progetto molto bello sul sonno per cercare di educare ad una modalità diciamo più sana nel rapporto sonno-veglia, diciamo così, e dando degli spunti appunto basati poi anche sull'autoconsapevolezza delle persone. Poi ci sono altri progetti, per esempio quello sulla genitorialità, no? Che ha molto più a che vedere con il purpose, con lo scopo, no? Dove ci sono diverse diciamo sfaccettature di questo. Abbiamo, non so, corsi di pronto soccorso pediatrico, corsi di gestione delle emozioni, diciamo ci sono tantissime sfaccettature di come questo processo di cambiamento viene accompagnato, cercando appunto di incentrare la visione olistica della persona sulla sua consapevolezza. È molto, molto interessante questo approccio al benessere delle proprie risorse. A proposito di benessere in senso più ampio, parliamo anche di sostenibilità. Questo è un po' l'anima, la sostenibilità ambientale, ma anche sostenibilità sociale, economica. Voi come interpretate questo tema? Ah, guardi, è una parola che rischia, secondo me, come tutte le parole di moda, di essere rapidamente usurata, no? Noi, come nostra filosofia, come nostro modo di fare, cerchiamo sempre di ragionare che quello che facciamo sia prova di futuro, no? Che non sia vero solo oggi, in questo momento, ma cerchiamo di fare in modo che quello che lanciamo, quello che studiamo, che valutiamo sulla base anche dei bisogni che riceviamo dalle nostre persone, che cerchiamo di tenere continuamente, come dire, coinvolte in questo dialogo continuo, no? Di ciò che appunto le può aiutare a lavorare meglio. Quindi, diciamo, da questo punto di vista è la strategia che diventa azione attraverso l'ascolto attivo delle esigenze delle persone. Quindi questo passa chiaramente attraverso la strategia Portauri, di cui avrete sentito parlare, che è incentrata soprattutto sulla sostenibilità del prodotto, quindi qualcosa che è molto fisico, no? È molto concreto, reale, misurabile, ma chiaramente ci sono tante altre iniziative. Abbiamo per esempio rafforzato l'ambito della diversity e inclusion con dei progetti specifici, anche attraverso il network a cui partecipiamo, perché vede, le buone idee non è che devono essere dei vestiti da sbandierare singolarmente, no? Quasi che siano l'identità di se stessi e che rivendicando, diciamo, di essere migliori di altri, no? Il nostro scopo invece è quello che certe idee prendano forza, proprio perché se riusciamo a fare sistema anche con altre imprese. Quindi lavoriamo molto ai network di imprese che come noi sono sensibili a questi temi, quindi non so, penso a Valore D, penso a Capo D sulla città metropolitana di Bologna, che sta facendo molto bene, pur partendo, diciamo, da un'elevata consapevolezza, no? Che è quella del mecenatismo del bolognese, che diciamo è anche un po' un fil rouge di come si governa lo sviluppo di un territorio, di come si cerca di creare benessere a partire da una impresa che funziona e che riesce a servire bene i suoi clienti. Senta, dottor Tossini, lei mi sta raccontando in maniera molto sincera, anche molto generosa, del suo lavoro, della vostra azienda di successo. Io, prima di salutarla, vorrei concludere con una domanda di carattere un po' più personale, perché lei è stato insignito dell'onorificenza di Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Complimenti, è un riconoscimento di prestigio legato a valori fondanti. Quali ritiene che siano questi valori, diciamo, quelli fondamentali da trasmettere anche alle nuove generazioni che si approcciano al mondo del lavoro e che in qualche maniera dovranno lavorare a prova di futuro, come ha detto lei prima? Guardi, secondo me bisogna sforzarsi sempre di dare il meglio per se stessi e per gli altri. Non si può, diciamo, nelle dimensioni, no, così straordinariamente accelerate del mondo di oggi, lasciare indietro qualcosa. Quindi
proprio come diceva lei, cioè, lei ha usato una parola che mi piace moltissimo, generosità. No, questa è la cifra che deve contraddistinguere l'apporto di ognuna e ognuno di noi nella vita personale, sociale, familiare, di coppia, da ogni punto di vista dobbiamo cercare di dare il meglio di noi. E questo è diciamo, innanzitutto un imperativo morale, se vogliamo, specialmente in tempi in cui ci sono tante persone da aiutare, tante situazioni che hanno bisogno di un intervento, di una presenza che siano, diciamo, veramente, che facciano veramente la differenza. Sento che hanno continuamente bisogno di lei perché i suoi telefoni continuano a squillare, quindi sono finalmente libera di tornare al suo lavoro. Io la ringrazio ancora per essere stato con noi. Arrivederci. Grazie, buon lavoro, a presto.